E bella a tutti, raga. Io sono Airam e questo qua è il mio primo video guida in live di Tarkov. Siamo partiti con un MPX 1 con gli AP, questo contro lo stagno di un singolo. E adesso vi mostrerò come fare tanti soldi su Interchange. Partiamo. Prima di tutto dobbiamo andare dentro il supermercato. Se ci arrivo, arrivo. Una corazza al 5 o un elmo al 4, se non sbaglio, infatti protezione alta, quindi le cuffie. Adesso vi spiegherò il modo semplice per fare tanti soldi su Interchange. Adesso guardiamo le stazioni dove sono. Non è molto forte, l'ho moddato così MPX perché lui ha distanza ravvicinata, quindi l'ho moddato da usare in una distanza ravvicinata. Adesso incominciamo dai sotterranei, già che siamo qua su posteggio sotterranei, chiamiamolo lì così. Poi ci sono delle casse in giro. Ciao al laserino, le zone capanne che ci sono, oppure entrare subito. Vabbè, io entro subito per farvi vedere il mio giro che faccio su Interchange. Che non è male, quindi noi adesso stiamo entrando nella parte di oli. La parte di oli è molto importante perché un sacco di roba, come dire, che vale tanti soldi, non tantissimi, ma come vedete mi sono già in abbastanza grande. Di solito arriva un po' di meno. Prima di tutto da fare è controllare questi scaffali qua, delle volte spawna della roba, anche tipo la manovella lì, la parte del prefatto, no, non sembra il prefatto. La trivella, ecco, la trivella. Questo è il tubo, non deve avere tanto il tubo. Guardatevi anche in giro intanto, perché se pensate adesso troppo sugli scaffali mi pillano. Ogni tanto mi fermo io, vedere se pusha qualcuno. Un gioco dove bisogna andare poco, quindi deve essere abbastanza rapido. Non è come su arena, se
questo qui ovviamente a destra, fermo un attimo per capire se si avvicina. Tango. Così che dice più spazio dopo lì. Poi l'MP133 mi serve. Mai ti trovi una scheda grafica, non fa male. No, questo qui devo tenere lo slot libero. Schifo. Qua magari sì.
guide trovato. Io la X. Ah, l'ho controllato. Dentro di solito questi oggetti qua, una volta ce ne sono uno, adesso visto che Emma con Fonte è vicino a Idea di andare verso Idea e dopo andremo a uscire. Cioè, vedete, questa mappa veramente per lottare al topo. Qua con dei computer, piccola, questa è quella grande. Non sono i bagni, non c'è niente. E qua Oli abbiamo finito. Oh, mi stanno sparando. Devo passare di là per andare via. Devo affrettarmene. Cosa non l'ho visto? Magari. Se mi tiro giù il motore olimpico lo sento qua. Ho parato i piedi, ho fatto gli occhi. Oh, l'MK ci aveva, porca puttana. Mi devo, cazzo, niente, devo buttare questa. Non ci sta, porca puttana, però ci sta l'MK. Cosa dico anch'io? Comunque ce l'avevo la torta. Ma quella del casco c'aveva. Io direi di andare a
Metà. Ok. Questo. Ora gliela levo definitivamente. Di spazio a posto. Facciamo così.
i piedi, quindi sto anche a fare girando. Penso che è 6 questo. Non te lo dice il livello. Boh, è 6 questo. Allora, qua ci sono diversi punti di vista, che la sala grande. Infatti, diciamo un po' la roba che ci sono. Cosa qui che fa? Allora, mi dà stop vibrini, skill vitality, il metabolismo, top and tremor, idratazione recovery. No, non è qua è dove possono spawnare martelli, quelle cose tipo proprio lì. Ah no, è un corva. Corva. Quanto spawnano qua, spawnano cose interessanti. Ecco, una trivella. Allora, se riesco me la porto, perché la trivella vale un sacco di soldi. A me scomodo. Non fa, io faccio così, se lo infatti e basta, ho trovato il livello, ho trovato la mia cavo, dopodiché ci dirigiamo verso la frazione. Nel capo lo butto perché tanto dopo mi ritorna. E lì c'è altre casse, nel fondo c'è un'altra casse. Dopo che ho finito questo giro si può anche continuare facendolo di là. Qua bisogna fare attenzione perché ci sono di più io, credo. O anche la persona di là. One on one on.
Lei è nato Lucato. La C. Questo qua è quello fatto. E non posso. Però posso fare così. MK17, porca puttana. Un altro. Veramente tanto. Un cubo. PCB. E questo di qua. Questo lo butterei. Altrimenti, cos'è che fa? Devo buttare tutto, quindi io lo discampo adesso. Ok. Questo qui lo metto di là. Questo qui lo discardo. È giusto, no? Tutto quello, quindi due slot dove lampano qui, fa schifo. Lo scaldiamo per questo. Carichiamo, che è più lunga. Adesso lo accoldo. Ok, ci siamo. Ok, due kill e due scav.
Adesso vi faccio vedere la roba che mi sono fatto. Vabbè, a parte le due kill, vi faccio vedere proprio la roba che si trova. Si trova proprio lì. Cioè, questa qua è tutta roba che ho trovato lì, no? Adesso vi faccio un esempio. Un G-Phone. Vedete che il G-Phone 10k, quindi io adesso lo vendo. Ah no, cosa faccio? Devo prima mettere nell'inventario. Se lo metto nell'inventario, allora la trivella, ecco, tipo una cosa la trivella, poi il G-Phone, tipo un hard disk, un coverage, un M-Tube e un PCB. Adesso io il drill, adesso io vedere quanto vale, 34.000, però vale poco, quindi andiamo dai trader, dalla therapist, e la therapist invece se lo compra a 37.000, quindi la vendo alla therapist. Questo qui cerchiamo 18.000, la therapist a quanto? Dovete fare anche questi ragionamenti, questi calcoli qui, era 18.000, quindi lo vendiamo allora 18.000, e già ci siamo fatti 34.000 più già 60.000 di roba.